Buonasera a tutti e benvenuti a Caccia News, il settimanale di informazione curato e gestito da Associazione Cacciatori Lombardi. Ancora in onda per parlare di attività venatoria, in particolare di rispetto, legalità e tutela del cacciatore. È con noi questa sera un avvocato penalista del Foro di Brescia, l'avvocato Alberto Scappatici, per parlarci insomma di quello che sta evolvendo nel mondo appunto dei controlli venatori. Buonasera avvocato e grazie per essere con noi. Grazie. Io voglio qui specificare che mi piace sottolineare, essendo e volendo essere sempre una persona seria, oltre che un avvocato serio, che per quanto riguarda Carlo Bravo, io che non sono un cacciatore, devo dire che avendo avuto occasione anche di andare a Milano, alla Regione Lombardia, dove Carlo Bravo svolge la funzione di consigliere regionale, di rendermi conto di quanto sia difficile per un cittadino serio ed onesto come Carlo Bravo, assumendosi un ruolo, una funzione pubblica di rappresentanza degli interessi dei propri elettori, non venga contestato dialetticamente, perché ci sta, anzi, è il sale della politica, ma sia bersaglio di tutta una serie di attacchi, alcuni magari con qualche fondamento, la maggior parte del tutto infondati. Mi riferisco e faccio questa premessa per dire che Carlo Bravo, come tutti i cacciatori, che sto difendendo in numero abbastanza notevole, Carlo Bravo ha avuto la visita dei Soarda, si è immediatamente messo in contatto con me, come hanno fatto anche gli altri, naturalmente, cosa che io raccomando sempre, per subire una perquisizione che è stata fatta a regola d'arte, devo dire, rispetto ad altre operazioni da me incrociate nella mia qualità di avvocato e avvocato dei cacciatori in questo. È stata fatta bene l'attività dei Soarda, rispettosa, è stato fatto quello che doveva essere fatto. A un certo punto, sempre anche grazie all'intervento mio nei confronti degli operanti, tre uccellini, tre richiami vivi inanellati sono stati ritenuti oggetto di esame giudiziario e come tali sono stati sottoposti a sequestro. Chiamiamolo sequestro probatorio perché non è tanto l'uccello in sé quanto l'anellino che è oggetto di un'ipotesi di reato, che è quella della contraffazione del sigillo che l'uccello porta alla zampa. Ed è qui il punto. Diciamo che la pochezza degli elementi si riferiscono a tre uccellini, a tre esemplari di avifauna. Diciamo che sono stati a lui assegnati, gli è stato sequestrato il fucile e le cartucce, io ho fatto, come d'abitudine nei confronti di tutti e soprattutto di tutti i cacciatori che erano prima venuti da me, ho valutato se la convalida del pubblico ministero del sequestro operato dai Soarda, se questa convalida scritta dal pubblico ministero rispettasse le norme, vale a dire quando entro 48 ore dal sequestro il pubblico ministero deve convalidare l'operato della polizia giudiziaria, deve convalidarlo con un decreto, si chiama decreto di convalida, il quale però, come tutti i provvedimenti, deve avere delle motivazioni, cioè bisogna, non è che si può dire visto si convalida. Nel passato e anche recente, molte volte i pubblici ministeri, affidandosi al timbro di turno, anziché scrivere motivazioni, mettevano il timbro visto si convalida.
Di qui la mancata motivazione, l'impugnazione della mancata motivazione da parte del difensore porta, e la Cassazione ci ha dato ragione, porta all'annullamento del sequestro. Non che poi il PM non ne possa fare un altro successivamente, ma intanto quello è andato negativamente. Carlo Bravo viene da me, guardo il provvedimento, effettivamente c'è il timbro, ma è stato aggiunto a penna per ulteriori attività di indagine, qualcosa del genere, da parte del pubblico ministero. Io, pur sapendo che c'era una maggiore, diciamo così, una diversificazione rispetto al timbro nudo e crudo, l'ho impugnato. Ho impugnato sia il sequestro nella sua convalida, sia il sequestro delle armi. Il Tribunale del Riesame, in sede, diciamo, cautelare, non siamo nelle indagini, non siamo ai processi, no? Fase pre-processuale. Il tribunale mi ha dato parzialmente ragione, ha restituito a Carlo Bravo il fucile e le cartucce e ha ritenuto invece motivato, sia pure sinteticamente, la convalida e quindi mi ha respinto l'invalidità della convalida. Avverso questa, diciamo così, questione di carattere più che altro giuridico, processual penale, io ho interposto il ricorso per Cassazione quasi automaticamente, preannunciando anche a Carlo Bravo che l'avrei fatto per mero tuziorismo, così come dicevano i vecchi avvocati, cioè per scrupolo difensivo, pur sapendo che magari, diversamente dagli altri che erano soltanto un timbro, qui qualche cosa c'era. La Cassazione, evidentemente, ha ritenuto che il minimo supporto motivazionale fosse sufficiente, ci ha respinto regolarmente e mentre il Tribunale del Riesame non ci ha condannato alle spese, diciamo così, della procedura del riesame, in Cassazione ci hanno condannato alle spese, ma spese processuali si riducono a pochezza. Punto. Nel frattempo la pubblica ministera ha chiuso le indagini, ed è qui il punto, e da lì ho capito, perché ho potuto fare la copia di tutti gli atti, che si era costituita persona offesa la LAC, l'acronimo sta per Lega Anticaccia, la quale probabilmente come me ha avuto accesso agli atti e ha visto cosa era stato fatto, se non che io, come la pubblico ministero mi ha detto, adesso avete 20 giorni per poter farvi interrogare o presentare memoria, ho presentato una memoria, un plico così di sentenze. Peraltro, proprio per questo, avendo allegato anche dei documenti provenienti da AQM con le tabelle relative alle dimensioni dei vari anelli, mi ha chiamato da Roma la Suarda, mica tanto tempo fa, 10 giorni fa, dicendomi: ma avvocato, cortesemente, non può mandarci l'originale dei documenti perché la procura ce li ha mandati e sono sbiancati. E io ho capito che il pubblico ministero, vista, ha letto la mia, per forza, la mia memoria con gli allegati appunto di cui sto parlando, chiedeva lumi a loro, perché cosa stava deve fare ancora? Il pubblico ministero deve ancora valutare se ha le carte processuali probatorie per chiedere il rinvio a giudizio, non la condanna, chiedere il rinvio, oppure chiuderla già qui con l'archiviazione. Quindi, come lei vede, siamo ancora nella fase in cui abbiamo a che fare con un uovo, non con il l'uccellino nato. Non sappiamo ancora se si tratta di un maschio o di una femmina, perché si deve ancora schiudere l'uovo. Quindi a questo punto che cavolo stanno dicendo, scusate il termine, cosa stanno dicendo coloro i quali alimentano informazioni che sono assolutamente infondate, laddove si dice che Carlo Bravo sarebbe stato 2 volte sconfitto, si usa questo termine come se fosse una gara sportiva, in realtà non ha niente di sportivo. In realtà si vuole far passare una sciocca, più che sciocca, diciamo così, un puntiglio difensivo da parte mia sulle formalità
di certi provvedimenti che sono provvisori, che non attengono al merito colpevole o non colpevole, si vogliono far passare queste cose per attribuire subliminalmente, surrettiziamente, la qualifica di uomo condannato ad un uomo che non è ancora stato processato. E quando io ho pubblicato su uno dei social, per mera chiarezza e per evitare ignobili speculazioni, sono qui ancora a dire: ognuno è portatore dei propri interessi e delle proprie opinioni. Io sono dell'avviso che tutti possono contestare qualsiasi cosa, si può contestare anche il Papa volendolo, ma il problema è che bisogna essere seri e bisogna farlo in maniera fondata, non strumentale. Non tanto per sparare nel mucchio al fine di colpire alle gambe la controparte. Non si fa così. È ignobile ed è scorretto. È un'informazione scorretta. L'ho chiamato il Brescia Oggi e io conosco il Brescia Oggi, i vari direttori del passato, ho una stima profonda di molti colleghi di chi ha scritto, e in particolare in questo caso Mario Pari, che è col quale ho parlato. Mario Pari non ha scritto l'articolo, l'ha scritto un certo Bandio Banti, e mi ha sentito e ha riportato quello che il giornale ha scritto, chiarendo cioè, e lo dico definitivamente, Carlo Bravo non è stato mai processato, siamo ancora nella fase delle indagini per sapere se ci sarà un processo nel quale poi potrà essere assolto o condannato. Ma non sappiamo neanche se ci arriveremo, perché il PM potrebbe anche archiviare, accogliendo per esempio le nostre già doglianze che abbiamo manifestato con delle documentazioni. Poi, se si va a giudizio, ne abbiamo fatti talmente tanti a Brescia, a Pavia, a Bergamo, a Busto Arsizio, a Cremona, a Mantova, a Vicenza, non mi ricordo più quante ne abbiamo fatte, a Piacenza. E devo dire che fino adesso in tema di Anellini non ho avuto Anellini, non dico reati del tipo resistenza pubblico ufficiale o altre cose. Per gli Anellini non ho ancora avuto, se non tutte, soluzioni, perché il fatto non sussiste. Difendo persone per bene, fino a prova contraria, tutte persone per bene, che hanno qualsiasi ruolo o non ruolo abbiano, legittimamente il diritto di essere difesi perché svolgono una ars venatoria, in questo caso, che è consentita dalla legge. Se poi sbagliano o non sbagliano, sono altre cose. Ma chi vuole impedire ad altri di svolgere un'attività che la legge prevede e tutela, sta facendo degli abusi. E allora scelga le vie più corrette, quelle legislative, del pubblico confronto, ma non si dia in mano o in pasto ad un'informazione strumentale, non dico pagata, ma quasi, che fa parte come promanazione di certi interessi, perché qui sarò estremamente deciso, fermo a dire come stanno le cose. Quando poi sarà finito il processo, vedremo com'è andato. Per il momento dico questo. Se un domani Carlo Bravo sarà assolto o no, lo diranno i giudici, e a quel punto parlerò io.